Finale con Real. Voglio il triplete. Sì! No, Andre! 20.000 mi piace e porteremo il Napoli a vincere lo scudetto. Bella ragazzi, cari amici, come mai da Chris Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi, la Juve vincerà la Champions o l'Europa League, neanche quello. Ragazzi, allora abbiamo fatto il progetto per 5 anni di carriera con la Roma. Adesso proveremo a fare la stessa cosa con la Juventus. A 20.000 mi piace la proveremo a fare col Napoli. Quindi oggi ci divertiremo, perché la Juventus sappiamo che momento sta passando e voglio migliorarvi le giornate. Massimiliano Allegri esonerato? Ma subito, ma prima di cominciare leviamolo via per favore, che... Ma ti dico chi sarà il nuovo allenatore. Vai. In tantissimi mi avete chiesto dove ho comprato queste carte assurde di FIFA. Vi dico solo una cosa, mi stanno arrivando quelle di FIFA 23, quindi restate sintonizzati sul canale perché sono veramente epiche. Però intanto vi faccio vedere come ordinarle. Intanto vi dico che il sito si chiama Got Custom Cards. Praticamente ragazzi, ve lo lascio in descrizione. Se usate il codice FIUS avrete il 20% di sconto su quello che acquisterete. Voglio, guardate, l'avete visto? Ci sto anche io con la mia bellissima carta. Voglio, ma non mi soffrisco. Come vedete c'è la sezione 2023 carte, perché sono uscite le nuove carte di FIFA 23. Quindi ragazzi, se volete fare un regalo a un vostro amico, a un vostro cugino, a un vostro fratello, a un vostro parente, qualsiasi esso sia che gioca a FIFA, questo è il momento giusto. La cosa bella è che adesso ci sono anche le carte, queste qua eroe, anche queste qua eroe della Coppa del Mondo, che sarebbe del Mondiale. Quindi noi andiamo a personalizzare proprio questa. Il prezzo della carta varia a seconda della dimensione che andrete a selezionare. Ad esempio piccolo sta 20 euro fino ad extra large che costa 100 euro. Io andrò a prendere una media. Andrò a inserire il nome Higuain. No, aspetta, forse no. Metto Fuse Gamer. E ragazzi, la cosa importante, andate a selezionare un file che sarebbe l'immagine della carta, possibilmente in PNG, o altrimenti mettetela in alta qualità e al massimo ve la scontornano loro. Ecco qui, come vedete, sono tanto bello scontornato e sarebbe meglio così per loro. Però vabbè, vedete voi. Dopo che andate a personalizzare tutta la carta, basta che andate su aggiungi al carrello. Una volta arrivati al carrello, ovviamente ragazzi, dovete andare a mettere le vostre mail, i vostri dati eccetera, altrimenti la carta non va arriva. E poi ovviamente bisognerà mettere il codice sconto FIUSE. Guardate qua lo sconto vi fa di ben quasi 7 euro in questo caso. Vi lascio il sito nel primo link in descrizione, ma adesso vi lascio al video. Ora ti dico chi sarà il nuovo allenatore. Vai. Carlo Spegna? Kim Tae-hwan. Wow. Mi ispira, vai. Allora speriamo di non essere esonerati. L'ultima volta siamo arrivati addirittura a cambiare tipo 20 squadre e tipo sono arrivata alla regia. Andiamo a vedere ovviamente prima la formazione della Juventus. Sceglierei tutto tu, quindi okay. Tu mi darai una grossa mano ovviamente. No, prima cosa mi levi allenatore Ken Alessandro. Ok, Ken, no vabbè, deve fare il finiamo le asso prestito. No, mi devi levare, non vivo te, non vivo te. Termina il prestito. Sì, subito. Cioè devo pure pagare. Sì, levo. No, va bene. Mi è un peso in più. Chiama Rovella, chiama Ranocchia. Perché? Penso io Arthur, lascialo lì. Zaccaria poi. Zaccaria richiamiamo. Ci sta. Oddio, cioè comunque sono giocatori che poi possiamo rivendere. Bonucci portalo via. Non lo rivedete. Pure Bonucci. Rugani via. Pure. E camma fa Agnelli. Imparati. Allora ecco le prime offerte. Miretti alla Salernitana. No, onestamente no, no. Rifiuta. Alessandro, beh, 15 milioni accetto subito. Andiamo. Porto io. Andiamo Alessandro. Bonucci. Bonucci 15 subito. Milioni 15 milioni subito bro. 34 anni. Sì, ci sta. Ciao. Ok. Difensore centrale, terzino sinistro, in teoria sono andati. Allora arrivano altre offerte. Vai. Per Rugani 8 milioni dal Napoli o 7 milioni dalla Tre Bilbao. No, io lo darei al Napoli. A Napoli così la difesa loro, esatto. sì, meglio. Ci sta. Danilo no, lo terrei. 22 milioni. Però 31 anni effettivamente. Però no, non ci potremmo venire tutta la squadra. Vabbè, però ti fai tutto squadra giovane, capi? Danilo ti fa quei 2-3 anni buoni ancora. No, rifiuta, basta, rifiuta per me. Quadrato, okay. 34 anni, già ci possiamo pensare. Accettiamo. Szczęsny 40 milioni. Ah, per tornare alla Roma. Tre anni te li fa Szczęsny. No. Abbiamo venduto, ricapitolando, Quadrato, Rugani, Bonucci, Alessandro. Tutta la difesa praticamente. Ecco la formazione in teoria titolare, avendo questi qua in panchina. Ovviamente ci sta anche Di Maria, lo contiamo ovviamente. Allora però la difesa, guarda qua, difensori centrali non ne abbiamo oltre a questi due. Ah, ovviamente c'è anche Chiesa ragazzi. Vabbè, l'ho lasciato in banchina, però durante l'anno, tanto simulando, sicuramente giocherà. Terzino sinistro non c'è, terzino destro non c'è. Frate, c'è, ma fa, ma accatta quattro difensori. Però abbiamo due
942 milioni. Wow. Quindi sbizzarriamoci. Allora Andrè, andiamo di prospettiva e andiamo in casa del Bayern Monaco, becchiamo Koundé. Ci vedo lungo, ragazzi. Difensore centrale, 80 Bayern Monaco. Scambio giocatori. Centrocampisti. Pacco napoletano. Io gli do Rovella. No, no, gli do Rabiot, gli do Rabiot. Più 30 milioni. Wow. Ah, sta... cioè va bene, contando che gli sto dando Rabiot, cioè gli sto dando un pacco praticamente. Ha accettato? No. Ma come no? Ancora no. 48 milioni e trattativo fallo fa a me, tu non è coso. Ok, 53 milioni per Rabiot, 58. Più di 50 dai. Vai, tante centrocampisti ce l'abbiamo, quindi con te... preso? Sì. Un grande incontro. Gioco lo stipendio. Wow. Happy to stipendi. Non sa, la con te, bisogna accontentare i giocatori, fidati. Questo ci mangia e basta. Andrè, terzino destro, un gran ritorno. Perché chiamo Joao Cancelo. Maglia Juventus. Ah, però è terzino sinistro su FIFA, ovviamente. 88 milioni. Vabbè, cacci si sordi. Proprio terzina, così andremo più sord. Beh, ancora scambi. Ci abbiamo solo questi due. Altro zio. Pacco, deciglio. Facciamo 70 milioni più per In. Attenzione. Oh, vogliono Kulusevski. Daccio. Oh, interessante. Cioè, comunque conta che abbiamo pagato un milione Kulusevski. Sta. No, gli dobbiamo dare di meno, gli dobbiamo dare. Scusa, io sto dando a Kulusevski che è una promessa. Fai 40 milioni più Kulusevski. Vaglio, grande affare. Vaglio assurdo. Ma l'ho detto, bro. Però abbiamo tolto l'esterno. Di Maria, abbiamo Chiesa, abbiamo... lo so, vabbè. L'abbiamo. 250.000, ci sta. Ok. Anche Cancelo. Vai. Signori. La grande squadra. Vaglio. Per la grande Champions League. Di questo centrale, casa Milan, Tomori. Vai. Di prospettiva, molto forte. Sì. Ci sta, mi piace come colpo. Che poi così andiamo anche a indebolire la concorrente, capito? Hai visto? 60 milioni, però sono troppo, 50 milioni, Maldini, già. 94. Chi è? Oh zi, ma che stai pazziando? Pioli. He's on fire. 55? No, vabbè, ma fa un buio. Bro, è un buono, che buono. Sta grande lo. Continuiamo a indebolire l'avversario, o almeno ci proviamo, con bastoni in casa Inter. Ah, oggi questo mi piace, sempre per indebolire l'avversario. Sì, perché avevamo un'astuzia. Difensore centrale, mi piace sto colpo, anche questo. Spramma, accettano. Ti prego, non rifiutare. Vogliono vedi, già 75 milioni, ci posso pensare. Sinceramente preferivo Tomori, però fa niente. Bro, cioè 60 milioni, però, capi, preferisco lui. Anche il 90 milioni, c'ha chiesto. Vabbè, 100 milioni ci sta, vai. 60 milioni per bastoni. Grande cinese. Pagato in comode rate di 24 nigiri al mese. E bastoni è un nuovo giocatore della Juventus. Terzino destro, Giovanni Di Lorenzo. Ci sta. Ma bro, Di Lorenzo no. Casa Napoli, indeboliamo grande Napoli. Voglio, no, che vai. No, io non voglio. Sì. Vabbè. Anzi, aumentiamo lo stipendio, aumentiamo tutto quanto, Lorenzo. Bro, un apolo va a Di Maria. Vai. A Di Maria. Anzi, a Di Maria fa un anno. Andre? Che hai fatto, Andre? Un favore al mio Napoli. Pacco? No, Pacco ce l'hanno fatto loro a noi. Ma Di Maria al Napoli, quindi. Bro, secondo me... avendo tutto sempre rotte, Maria ci sta. Pacco. Allora, preso anche Giovanni Di Lorenzo, noi vi ricordiamo che l'obiettivo di questa serie, perlomeno per questo episodio, è far vincere la Champions League, in questo caso, alla Juventus. La prossima magari sarà per far vincere il campionato al Napoli. Intanto, gli abbiamo dato Di Maria. Ovviamente, tanto è fortunato la giornata, crociato rotto. No. Allora, guardando un po' la squadra, ci serve solamente un esterno d'attacco che magari fa tutti e due i ruoli. Quindi trovare un jolly. E può essere... Kvara! Vai. No. Sì, vai, Kvara. Lo sapevo che saremmo arrivati a Kvara alla Juventus. No, aiuto. Quanto gli do? 30 milioni. 20 milioni. 30 no, problemi. Poi siamo tutti soddisfatti dell'offerta. Sono degli altri, ovviamente. Poi Napoli fai un mercato assurdo. Cruciale quando non giocherà. Dolcetto. Spora. No. Voglio, questo è un acquisto di prospettiva, Kamel. Adesso un attaccante, una punta che sia di prospettiva, perché Milik l'anno prossimo se ne va. Simeone. No. Raspadori. No. Sì. Sì, vai, stiamo facendo il Napoli. Vai.
No, Simeone. Non lo voglio Simeone. Lo voglio io. Ma frate, ma come fa con Simeone? Non è giovane. Wilfried Gnonto. Non so se possiamo acquistarlo, penso di sì. Prospettiva, teniamo là, facciamo fare qualche partita, ma il risultato già deciso. Quanto gli do? 10 milioni. Wow, 5 milioni. No, facciamo 10. Ma fa beneficenza. Voglio, ma che ce ne importa? Più o meno avete visto come la squadra. Adesso andiamo a simulare tutte le partite. Vediamo in questo 2022, ovvero nella prima stagione, la Juventus. Dove arriverà intanto vittoria Lazio e vittoria Inter? No. Pareggio, ovviamente. Benfica. No, voglio. Ecco qua in casa col Benfica. No! 1-2. No, bro. 4-3, eh? Al ritorno. Wow, mai. Non vi spoileriamo più nulla, però vediamo col Benfica che facciamo. Pareggio. No, in teoria siamo passati. Siamo passati sicuramente, in teoria. Oh, oh. Ragazzi, è finita la prima stagione. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Sia in campionato che in Champions. Siamo arrivati terzi. Gendro a quarto, a meno 6 dall'Inter. Allora, bro, poteva andare peggio. Ma ci sta. Non entrando in Champions. Ci sta. Coppa Italia, andiamo a vedere. Famo, che l'abbiamo vinta. La Champions. Vabbè, non è andata benissimo. Bella Real Madrid, Madonna, Barcellona. Siamo usciti agli ottavi con il Chelsea, ragazzi. Perdendo 4-2. Però è solo la prima stagione. Vabbè, ci sta. Calma. Primo trofeo portato a casa. Allora, vedendo un po' la squadra, secondo me serve un centrocampista, ma proprio di quelli proprio cazzuti, sai? Cioè, quelli che tipo fanno controllare la palla. De Bruyne. La vodka. È forte. 260 milioni ci abbiamo. No, 32 anni, De Bruyne è troppo. Ho un'idea. Alan. Aspetta. Quanto vogliono? Aspetta. Ti faccio vedere cosa facciamo. Olin. Quindi Vlaovic. Scambio con Vlaovic, eh? Scambio con Vlaovic. 115 milioni. Gli devo dare ovviamente 100 milioni vicino. Non so quanto. Ma dai, 20 milioni. 20 milioni. Bro, mi scudo non fa. 50 milioni più Vlaovic. Penso sia fatto bene, no? 130 milioni più Vlaovic. Ah, certo. Accetto. Alan, bro. Aspetta, ma scusa, clausola rivendita 25. Tanto non lo rivendiamo mai. Rinegozio il prezzo e ti do 80 milioni. Ya, dovresti accettare. Vabbè, ya, pate, te ne cornuto però. Allora, 25 di clausola più 90 milioni. Hanno accettato. Alan. E mo mangiamo tutte cose. Ma io bisogna fare queste cose. E mo un centro a mista come si deve. Da 100 milioni di euro. Ragazzi, io penso che questo sia un acquisto da tantissimo. Guarda là, guarda che presentazione. Grande. Stavo solo un bambino, sta. Allora, vincendo su pari, il Kami consiglia Pedri. È forte Pedri, wow. 100 milioni, alla clausola di 200 milioni. Però se dovessimo acquistare lui, cioè se vinciamo così. Con Pogba addirittura abbiamo pure. 100 milioni da offrire ci sta, no? Ma ci sta. Vediamo, 155 milioni. Ciao. Adio, facciamo con calma, 115 milioni, aumentiamo di un po'. Ci sta, no? 155, sono fermi. Voglio un giocatore, dai un giocatore. No, un giocatore, pure un giocatore, c'ha già là. Ci sono dando tutti i soldi. Vedi, già stanno abbassando. Già, mo possiamo accettare. Pure Pedri. Addio, cioè, se mi ci facciamo. Ma cresce. Addio. Pedri è un nuovo giocatore della Juventus. Addio, Pedri e Alan. Veramente, mercato da 10 e l'ore. Non potevamo fare di meglio, onestamente. Veramente, i giocatori per aumentare la qualità servivano. E Carlo, io direi di simulare un'altra stagione. Vediamo dove arriviamo. Comunque, ci aggiorniamo anche durante. Perché secondo me possiamo vincerla. Ragazzi, ottavi di finale con l'Atletico Madrid. Vittoria. Calma, c'è anche ritorno. C'è anche ritorno. Attenzione, in campionato le stiamo vincendo quasi tutte. Vediamo col Milan, pareggiamo. Non so se siamo passati, ma non ci interessa. Ci interessa la Champions a noi. Però fare il triplete e replicare quello dell'Inter sarebbe grandioso. Sì. Quarti. Attenzione, calma. Ragazzi, l'obiettivo si avvicina. Benfica. Vittoria. Godo. La vendetta. Calma. Ok. Real Madrid. Semifinali con Real Madrid. Ospiti prima fuori casa. Pareggio, buono. Perso, non ci credo. Semifinale. Però è mancato poco. Qua mi sa che finale di Coppa Italia, mi sa. Era per dire. No, fratello. Poi abbiamo perso pure la Supercoppa. Fallimentare. Mi sa che se non abbiamo vinto il campionato, attenzione. Di un punto fa l'Inter. Godo. È importante per non farsi esonerare. Allora, nuova stagione quindi. Vediamo la valutazione dei giocatori. Vai. Vedo John Kvara 79, 92 Alan, 90 Chiesa, Cancelo 90, 89 Pedri. Aiuto, mamma mia, che squadra. Però, allora, secondo te cosa manca? Esterno a destra, uno fortissimo. Anthony. Ecco Anthony alla destra, 24 anni.
a qualcosa in più. Offro 100 milioni. Scusa, andiamo subito netti al sodo. Stiamo perdendo solo tempo. Ma andate a cagare. Wow. Riproviamoci. Vai. Hanno rifiutato. Offriamo un pochino di più perché è promettente. Metti 20 milioni in più. Yeah. 100 milioni tieni. 140. Bro, non di più però. Cioè, oh. Siamo soddisfatti. Ma prima mi mandato a fanculo. Su scucciata. Allora, Carlo, secondo me serve un'altra centrale mista proprio. Centrale. Quelli forti, forti. E basta, poi abbiamo completato. 140 milioni. Possiamo comprare. Vuoi sapere chi? Sandro Tonali. Ah. Sandro Tonali. Diamo 120 milioni al Milan. Vediamo cosa fa. Vogliono Bremer. Ma che cazzo? 125 milioni. Vediamo cosa dicono a livello di offerta. Accettiamo. Ma come? Ma per 5 milioni in più. Non lo capisco. Vabbè. Io direi che grande ci vediamo squadra. Durante la stagione. Abbiamo fatto un altro top acquisto. Possiamo vincere il primo trofeo stagionale. Supercoppa contro l'Inter. Sarebbe figo. Dai. Oh, rigore. Godo. Ok. Godo. Match nuovo con l'Inter. Godo di nuovo. Poi vabbè, andiamo avanti in Coppa Italia. Oh, mese buonissimo. Di nuovo con l'Atletico, gli ottavi. Wow, vendetta. Siamo in feed. Sì. Attenzione. Giorno. Ottavi. Ma io in campionato veramente stiamo vincendo tutto quanto. Ma non per gufare. Attenzione però al ritorno degli ottavi di finale di Champions. Perso. No. Abbiamo perso, non ci credo. Cioè, stiamo vincendo campionato e Coppa Italia. Perché sicuro l'abbiamo vinto il campionato. Coppa Italia. No! Ma questi ce sono. Ah, ce sono alla fine. Ma ci ti rendi conto? Ma abbiamo vinto sicuro campionato. L'anno avrà fatto 80 gol. Ma è ovvio, abbiamo vinto 100 punti, abbiamo fatto. 20 punti di stacco. Vediamo solo le valutazioni dei giocatori. Ma sfizio, ma come si fa a perdere questa squadra? Che se vogliamo metterla solo Di Lorenzo, che comunque 84. Ma comunque ha marcato terzino destro, bro. Che comunque è buono. Cioè, come fa a perdere questa squadra agli ottavi? Via, via. Decino, McKennie, Pellerini, via. Gente, chi vuole giocare per la Juventus, no, fuori. Ma chi sei? Ne Pavel Nedved. No, frate, abbiamo perso Chiesa. No. Perché? Non lo so. Se n'è andato Chiesa, ci serve quindi un'ala sinistra. Terzino destro. Un attaccante buono di riserva. Ala sinistra non mi interessa. Rafa Leao, mentre lui fa lo scouting. Ma via Leao. Ci sta. Però mi dispiace che se n'è andato Chiesa, però mannaggia. Ma 90, PSG Leao. Sì, ma non ce la faremo mai a comprare. Oh, 150 milioni. Compriamo subito. Però sono 150 milioni regalati perché potevamo tenerci Chiesa. Guagliu, però sinceramente non sono felice perché ho perso Chiesa a zero. Contratto di scadenza. Beh, a zero? Cazzo. No, però gli offro 70 milioni, non di più. Yeah, sei scadenza. Sì, bravo. Che burrito con tutta mano. Paris Saint Germain. Gli do 72 milioni. Per 2 milioni, guarda come cambia l'opinione. Vedi? Non lo so perché. Ma per 2 milioni. Ma che cazzo? Cioè, ma voi avete preso proprio. Le AI abbiamo preso pure al PSG, Cioè, mancano uno sconticino o qualcosa, no? Segniamo, Difensori centrali ce l'abbiamo. E terzino sinistro ce l'abbiamo. I centrocampisti, forse un centrocampista, forse solo un centrocampista. L'attaccante, ok. Alla sinistra, alla destra, alla sinistra. Ma ce l'abbiamo il giocatore. Mamma mia. Copriamo un centrocampista. Pure da 40 milioni che non vale niente. Uno pure di riserva, capito? Lobotka. Con Lobotka sicuro si vince. No! Che successo? Se n'è andato dal Napoli. Codolo. Ma com'è? Va giù. Vabbè, gli do tutti 33 mitra. No, no. Sì, bro, già. Siamo soddisfatti. Cazzo. Ritorna in Serie A alla Juventus. È meglio o peggio di Higuain? Peggio, molto peggio. No, bro, Lobotka è il nostro deo. No, debiti. Non ce la facciamo. Questa è la nostra offerta, rendrim sword. Mamma mia, no, Lobo fra. Finanziamento? Ma perché ho dato 30 milioni tutta la squadra? Aspettiamo, vabbè, lo ricompriamo. Poi più avanti, dai, non ti preoccupare, Lobo. Poi ti paghiamo. Mega truffa. Come in Cina. Beh. Ok. Manda qua. Aiu, serviva Lobotka. Sarà il nostro beniamino. Juventini, vedrete che con lui si vince la Champions. Allora, se vinciamo questa siamo negli ottavi. Ancora. No, vabbè, è un bug, ti voglio bene. No, non è possibile. È un bug. Ma potresti scarpare Young Boys. Vabbè, però siamo agli ottavi. Assodato. Forse. Supercoppa con l'Inter la vinciamo? No, sicuro. Per me sì. Per me la vinciamo. Maroio. Vabbè, non ci interessa. Ci interessa la Champions, non ci interessa la Champions. Sì, infatti. Ti prego. Ok, 1-0, però calma. In casa eravamo. Sì. Stringiamoci. Per i quarti di finale.
Sì! Quarti di finale. Allora perché non PSG, guarda. La vendetta del calcio. Una scarsa. Sì, una scarsa. Ma sicuro PSG, guarda. Una scarsa, una scarsa, una scarsa. PSG. Ma oh bro, delle chiamate. E perdiamo. Aspetta, pareggio. Ospiti, vinciamo, 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 vinciamo. 2-2, oh, vinciamo. Mannaggia Marino! Fate, però si pavono gufo, frate. Missioni, dimettiamo. No, abbiamo l'ultimo anno. Abbiamo vinto la Coppa Italia almeno. Campionato, vinto. Ovviamente. Un altro. Io 10 punti di stacco, ovviamente. Abbiamo l'ultimo anno. Questa è la formazione. Mo facciamo direttamente nel mercato e vi aggiorniamo direttamente dopo. Abbiamo comprato Salah, Dumfries per rinforzare e Bellingham come colpo da 90. Vai, allora, ultima partita di Champions nel girone. Vi diciamo, abbiamo fatto 4 vittorie, 5 vittorie e un pareggio. Quindi sicuro siamo passati come primi. Che sia di buon auspicio sto primo posto nel girone, perché secondo me quest'anno possiamo vedere belle cose. Ottavi. Pareggio. No, di nuovo. Brutta. Vabbè, però abbiamo il match in casa. No, ti prego, ti prego, vinciamo, ti prego, vinciamo, ti prego. Oh, quarti, sudata. Sudata. Dai, dai, dai. Manchester, che attenzione, Manchester che hanno scorso 8-0, 2-0, 2-0 fuori casa. Andiamo in semifinale, casa. Sì. Con Lione, con Lione, calma, calma, calma. Ultimo anno potrebbe essere quello buono. In casa, 2-1, aspetta. Calma. Aspetta, 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 2-1. Finale! Finale con Real! Andrea! Aspetta, questa la vediamo, questa la vediamo. Re Carlo l'ha già presa. Allora, in Serie A, aspetta, però cosa abbiamo fatto? Vinto. Coppa Italia. Vinto. Voglio il triplete. Potrebbe essere il triplete. La Supercoppa pure l'abbiamo vinta, che era con la Roma. Vediamo la rosa. Allora, vediamo con Andrea. Mamma mia, lei ha la 94. Oggi con squadra. Allora. Se non vinci, mo non vinci più. Sta attaccando solo il Real. Non ci credo, 1-0 Real. Zelischi! Mamma, Zelischi! Non ci credo. Ma non ci stanno in attacco. Ma che cazzo è? Il mondo mi è sbagliato, Andrea. Ma che modo? Finiamo a mingiuto. Primo tempo, inizio secondo tempo, ragazzi. Dai, 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 dai. Scendo in campo. Guarda un po' cosa bisogna fare pur di vincere sta Champions. Devo scendere in campo. Ecco, ma lo piglio. Andrea. Ma lo piglio. Vai, vai, Anthony. Vai, Anthony. Corri! Ma pur, strunz. Mamma mia. Corri, 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 corri. Oh, vai, Cancelo. Oh no! Vai, Alan! Erring, Erring, Bolt, Alan! Sì! Calma! André! André! Oh my! Al 90esimo, raga! Al 90esimo, raga! No! André! 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 È finito, bro, è finito. Aiuto. Aiuto. Per farvi capire che non serve spendere milioni pur di vincere una Champions League. Questa è retorica, questa è filosofia. Non serve. Guardate Real Madrid che non spende un euro. Mi dispiace, sarà sempre la vostra ossessione. A 20.000 mi piace, però, giocheremo con l'ossessione dei tifosi del Napoli, ovvero per lo scudetto. Vai, lasciate un bel mi piace, nel commento. Iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! L'incubo continua.